Ecco, siamo qui per annunciare una cosa bella che fa diventare bellissima questa giornata del 15 maggio per la nostra diocesi di Anagni Alatri, cioè il provvedimento pontificio che, per cui il Santo Padre ha nominato nuovo vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili, del clero della nostra diocesi, attualmente sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e direttore dell'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali. Ecco, sicuramente, e l'ho detto poco fa, la fuga di notizie in questo tempo di potenti mezzi della comunicazione sociale e della comunicazione elettronica ha tolto un po' di sorpresa, no, alla notizia, però sicuramente non toglie nulla né alla gioia né all'onore che ci ha fatto il Santo Padre con questo squisito atto di stima verso Don Domenico, che in fondo è un atto di stima anche verso il nostro presbiterio e verso la nostra Chiesa. Ecco, Don Domenico va in una delle diocesi più importanti d'Italia, antichissima, sicuramente siccome il centro diocesi Rieti vede il passaggio della via Salaria, che è una via consolare. Sicuramente i cristiani da Roma saranno arrivati prestissimo a Rieti, e senz'altro è una diocesi che ha delle origini molto antiche, è una diocesi di 95.000 abitanti con 92 parrocchie e con numero di sacerdoti tra diocesani e religiosi di circa 100. Ecco, Don Domenico sicuramente ha avuto quello che gli spetta, no? Nessuno penso possa attribuirsi questo merito, se non il fatto che il Santo Padre abbia riconosciuto la sua, ecco, bontà naturale, la sua competenza, soprattutto, ecco, nel campo delle relazioni umane e soprattutto nel campo dell'agire ecclesiale, e la sua obbedienza alla Chiesa e in modo particolare la sua affidabilità. Adesso la data dell'ordinazione e il dove non lo conosciamo, spetterà al nuovo vescovo, comunque deve essere entro 3 mesi della elezione. Ecco, da oggi in poi, dalle 12 di oggi in poi, ecco, parleremo di lui come vescovo eletto, no? Anche se non ancora ordinato. Rieti oltretutto proviene anche da un sinodo diocesano, che l'ultimo sinodo si è svolto dal 4 dicembre 2002 al 4 dicembre 2005. Il vescovo che ormai è emerito, Delio Lucarelli, mi ha inviato, ecco, gli atti del sinodo, visto che è una chiesa molto interessante, una chiesa piena, ecco, di vivacità, e sicuramente col nuovo vescovo acquisterà ancora di più, ecco, in entusiasmo e soprattutto in capacità di speranza per l'annuncio del Vangelo e per la gioia degli uomini. Facciamo tanti auguri a Don Domenico, auguri anche a questa nostra Chiesa. Siamo alla vigilia anche di una festa importante, una solennità importante come quella dell'Ascensione. L'ascensione, ecco, ci convince a stare in equilibrio tra il cielo e la terra, né dare troppo al cielo con uno spiritualismo ingannato, né dare troppo alla terra con, diciamo così, ecco, l'impazienza della speranza che costruisce tutto senza aspettare il compimento di Dio. Auguri a Don Domenico e buon cammino con la sua nuova Chiesa. Ecco, pure Vallepietra diventa vescovo. No, Vallepietra è contenta al massimo per questa notizia di Don Domenico come vescovo di Rieti, perché Don Domenico è cresciuto lì a Vallepietra. Prima di essere ordinato sacerdote, ha passato del tempo a Vallepietra ed è stata la sua prima parrocchia. Lì veramente Domenico ha il cuore. E quando i vallepietrani hanno sentito questa notizia, ecco, a mezzogiorno suonavano le campane a festa, proprio perché la gioia è grande. Anche se, ecco, la comunità di Vallepietra chiede tanta preghiera, l'abbiamo chiesta già ieri sera insieme, no? Per questo la notizia già si sapeva, perché domenica avrà bisogno di tanta preghiera, perché il compito suo adesso cambia completamente.
da un direttore di un ufficio con le sue enormi capacità comunicative al governo di una diocesi che comporta tanta forza, tanto coraggio, ma siamo certi che tutto quello che Domenico ha ricevuto in questo suo cammino, in questa sua crescita anche nel lavoro alla CEI, sicuramente lo ha preparato a questo grande impegno che è vescovo di Rieti, e noi gli saremo vicini con tanta gratitudine al Papa per questo dono grande che ha fatto la nostra diocesi, con tanta preghiera perché possa veramente portare alto in nome di Anagnia Latri a Rieti e dove il Signore lo manderà a servire.